On est d'accord, hein. Moi c'est vrai. Tu devrais pas être là-bas. Ciao e benvenuti sul mio set, sono Sara Grimaldi. Stiamo realizzando la pubblicità per SPI in partnership con la LILT, Lega Italiana della Lotta contro i Tumori. Qui siamo dove c'è casa mia, perché stiamo girando sul tetto di casa mia. E questa è l'ambiance, la couleur, peu importe. Oui, peu importe la couleur, franchement, il faut juste, juste cacher. Okay. Donc, ouais, ça va. Et juste une jaune et l'autre de cette couleur là. Ouais, ouais, carrément. Pas la même, mais ouais, après, on s'en fout. Ecco. E siccome faccio la regista, mi fanno fatto quelle domande in continuazione. Però fanno bene a farmi domande. Fa caldissimo, sembra di stare in Italia, quindi ho avuto una fortuna pazzesca. Questo è il set delle mie riprese, dietro di me vedete persone che si muovono e che lavorano per preparare la prossima scena che gireremo questo pomeriggio. E ovviamente io sono una delle finaliste del concorso Movi & Co. Il parc melodrama, on voit d'abord le drap arrivé. Ce che non avevo parlé, le drap che arriva, e qui, on découvre elle, qui était là. On est d'accord que c'était jusqu'à la fin de la séquence C'était un master. Ouais. Sarah, c'était un master à la base pour pas trop... Ah oui, oui, et puis c'est un master, ça reste jusqu'à la fin de la séquence. Mais ça veut dire que ça, ils l'auront pas encore pas trop dans l'espace. Eccolo là, le machino, le nostro macchinista. Macchinista, non mi ricordo come si dice in italiano, che monta insieme all'assistente operatrice. Un assistente scenografo che passa, là c'è un fonico in attesa. Dove siamo? E siamo su un tetto a Parigi, là c'è la Villette, là c'è il parco della Villette, siamo a Parigi, quindi ciao da Parigi. Da 4 anni vivo a Parigi e qui ho cercato di specializzarmi in pubblicità, perché è quello che vorrei fare nella mia vita. La pubblicità che abbiamo realizzato serve per la promozione del tessile italiano. Il tema è la valorizzazione del tessile italiano nel corso di decenni, infatti abbiamo più epoche, a partire dagli anni 50 ai giorni nostri. Fine, coupé.